Ciao, da un bel po' di tempo non mi capitava per le mani un bel bombardone. Fortunatamente Suzuki mi è venuta in soccorso e mi ha affidato quella che vedi qui dietro, la nuova GSX-S1000. L'ho avuta con me per qualche giorno e quindi ora mi sento pronto a rispondere alla classica domanda: ma tu la compreresti una Suzuki GSX-S1000? Curioso di sapere la risposta? Bene, e allora, sigla! A 35 anni dalla prima GSX e a 30 dalla mitica GSX-R 750, il 2015 in casa Suzuki non passerà agli annali soltanto per gli anniversari, ma anche per un importante lancio, quello della GSX-S1000 che vedi alle mie spalle. È stata presentata qualche mese fa, la scorsa primavera, e finalmente ho potuto metterci le mani sopra. Suzuki infatti me l'ha affidata per qualche giorno. Ci ho trascorso grosso modo una settimana in cui l'ho usata veramente come moto di tutti i giorni, andandoci in ufficio, andandoci a spasso, a bere l'aperitivo, andando da solo o in coppia. E quindi mi sento pronto a rispondere alla classica domanda: ma tu la compreresti una Suzuki GSX-S1000? Prima di rispondere però vorrei fare un attimo un po' di introduzione su questa belva. Le intenzioni dei tecnici Suzuki erano quelle di creare una sportiva stradale di razza che conservasse tutto il patrimonio genetico della dinastia GSX. Per il design si sono ispirati al mondo animale. La GSX-S1000 infatti ricorda un po' una belva accovacciata pronta all'attacco, con tanto di zanne davanti sul faro. A parte questo, la genetica Suzuki c'è tutta, perché la base tecnica della GSX-S1000 è la GSX-R1000, ovvero la sportiva per antonomasia di casa Suzuki. Attenzione però, perché i tecnici non si sono basati sulla attuale GSX-R, bensì sulla K5, ovvero quella prodotta tra il 2005 e il 2008, da tutti stimata proprio per la morbidezza dell'erogazione, per la corposità di quel suo 4 cilindri ricco di coppia in basso. Infatti la K5 aveva una corsa più lunga rispetto alla GSX-R attuale, che invece è corsa corta e quindi aveva maggiore coppia ai bassi, perfetta quindi per fare una naked sportiva stradale. C'è da dire che Suzuki arriva un po' in ritardo nel segmento delle naked sportive d'alta gamma rispetto a una concorrenza che negli ultimi anni ha già schierato fior fior di prodotti. E ci arriva però alla sua maniera, ovvero con un prodotto dai forti contenuti tecnici ed anche dal forte appeal commerciale. La GSX-S1000 che vedi alle mie spalle in versione con ABS Bosch costa di listino 12.290 euro, il che la pone sicuramente come un prodotto molto appetibile rispetto alla concorrenza, soprattutto se cominciamo a guardare la scheda tecnica. Una scheda tecnica che mi parla di un 4 cilindri in linea, abbiamo detto lo conosciamo, è quello del GSX-R K5, però rivisto con pistoni alleggeriti e una serie di lavorazioni sulle quali non mi dilungo, però che l'hanno reso ancora più fluido e più corposo ai bassi, quindi più sfruttabile su strada. Parliamo di 146 cavalli a 10.000 giri. 146 cavalli a 10.000 giri su una naked, compatta e assolutamente maneggevole, ci se ne rende conto guidandola. La posizione in sella è abbastanza comoda, si sta con il busto eretto, le gambe sono piegate ma non in maniera esasperata come su una super sportiva. Il manubrio poi è un fat bar della rental a sezione variabile, bello largo e consente una posizione un po' alla gorilla. Non si può dire che sia sicuramente una moto pensata per i viaggi e non si può dire che sia una moto pensata per viaggiare in due. Il passeggero è un passeggero che ha una posizione di fortuna, con le pedane piccole posizionate in alto, una sella piccola, mentre la sella del guidatore è ben imbottita nonostante sia una sella bassa sportiva, e è anche rivestita da un materiale antiscivolo molto pratico che funziona molto bene. Il cambio lavora molto bene, preciso come ce lo ricordavamo della vecchia GSX-R K5, è stato ulteriormente migliorato e funziona benissimo sopra i 5.000 giri, mentre sotto i 5.000 si ha un effetto un po' on off, le marce sono un pochino più dure.
Il problema è che sopra i 5.000 giri è molto difficile essere ancora all'interno dei limiti stradali, anche in prima marcia, proprio perché il motore, la meccanica di questa GSX S1000 è assolutamente esuberante ed esaltante. Ad aumentare l'esaltazione ci pensa anche il sound dello scarico, progettato proprio per esaltare ancora di più le prestazioni del motore. Ad aiutarti a controllare l'esuberanza della millona Suzuki c'è il traction control di serie, che è disinseribile oppure regolabile su tre posizioni con dei pulsanti posti sulla manopola a sinistra. Le tre posizioni ovviamente sono una posizione 1, riservata più a un utilizzo su pista con limite molto molto alto e quindi con un intervento molto blando e delicato del traction control, una modalità 2 che invece è riservata più a un utilizzo stradale, che è quindi quella consigliata per l'uso di tutti i giorni, e una modalità 3 che è invece riservata a un fondo stradale scivoloso quando piove ad esempio. L'ho utilizzata in tutte e tre le modalità e devo dire che è molto molto difficile sentire l'intervento del traction control, vuoi perché è un ottimo traction control, vuoi perché il limite della GSX S1000 è decisamente alto e sulle strade di tutti i giorni è decisamente difficile raggiungerlo. Veniamo dunque alla domanda che ci siamo posti all'inizio. Motoretto, dopo averci passato una settimana assieme, tu la compreresti una Suzuki GSX S1000? Beh, se io non fossi un nerd imbalsito a cui piace viaggiare lentamente e portarsi dietro un mucchio di cose inutili ogni volta che parte, probabilmente la potrei valutare, ma non è sicuramente la mia tipologia di moto. A parte questo, devo dire che la GSX S1000 conferma con i fatti e anzi amplifica, se possibile, tutte le buone impressioni che si possono avere leggendone la scheda tecnica. È una moto di alti contenuti con un prezzo appetibile, è una moto dedicata a rider esperti, quindi se sei un neofita non prenderla in considerazione. È una moto dedicata a chi ama non solo rischiare la patente, diciamoci la verità, sui passi alpini con una guida spigliata con una compagnia di smanettoni, ma è una moto dedicata a chi ne fa anche un utilizzo misto, ovvero la usa per i weekend su strada ma anche per qualche turno in pista, perché non dimentichiamoci, nel suo DNA c'è la pista, quindi se la compri mi raccomando portala a sfogare su qualche bel circuito, magari italiano. Se ti è piaciuto questo test, se ne vuoi vedere altri, se mi vuoi chiedere Motoretto, tu la compreresti questa moto? Non devi far altro che iscriverti al mio canale, commentare qui sotto, seguire la mia pagina Facebook o il mio canale Twitter o il mio canale Instagram, insomma scegli la via che più preferisci, ma mi raccomando dai gas responsabilmente. Ci vediamo alla prossima, ciao!